Salve a tutti youtubers e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Hans dal team di Portal Games. Oggi andremo a vedere 10 cose che molto probabilmente non sapete su Ghost Recon Wildlands, il nuovo titolo sfornato da Ubisoft. È uscito tra le cose ieri, se non erro. E quindi però, prima di iniziare, devo necessariamente ricordare di iscrivervi al gruppo Xbox Italia Pro Gamers, di cui io ne faccio anche parte. E quindi iniziamo. Sigla! Ghost Recon Wildlands è il primo della serie ad avere fondamenta open world. Ubisoft ha affermato che fino ad ora è l'open world più grande che abbia mai creato. In questo Ghost Recon Ubisoft ha deciso di non implementare un equipaggiamento futuristico come per esempio quello di Future Soldier o Warfighter, ma scelse di usare armi e armature comuni usate attualmente da tutti i militari in tutto il mondo. Tuttavia, sono presenti alcuni equipaggiamenti d'eccezione, come per esempio il drone. Il gioco è uno dei primi open world a presentare addirittura nuovi tipi di ambienti differenti, nei quali sono presenti mare, montagne, foreste e deserti. Esiste un film di Ghost Recon rilasciato il 16 febbraio del corrente anno, dalla durata di 30 minuti e con un cast davvero ricco, chiamato Ghost Recon Wildlands War Within the Cartel. Se è pur vero che i panorami del gioco in questione sono davvero magnifici, è una gioia per gli occhi, altrettanto lo sono gli effetti audio, affascinanti e incredibili. Infatti, il direttore dell'audio del gioco si è recato proprio di persona sul posto per registrarne la bellezza sinfonica del paesaggio. Per le movenze, il vestiario e per quanto riguarda alcune modalità d'approccio alle missioni, il team di sviluppo ha tenuto incontri proprio con le forze speciali francesi. In questi incontri si è parlato degli allenamenti militari fino ai tiri al poligono. È disponibile dal 6 marzo del 2017 nelle maggiori piattaforme, come per esempio iTunes o Google Play, addirittura un documentario su Wildlands, intitolato appunto Wildlands. Racconta le storie autentiche che hanno contribuito alla nascita dello scenario del gioco Tom Clancy Ghost Recon. Ragazzi, questa curiosità purtroppo la devo leggere perché si tratta di un estratto di un'intervista, è troppo lunga e quindi è difficile ripeterla. Sam Strachman, credo di averlo nominato giusto, designer narrativo di Ubisoft Paris per Ghost Recon, durante un'intervista disse: la storia di Ghost Recon è inventata, ma è stata profondamente influenzata dalla guerra alla droga degli Stati Uniti dagli anni 60 ad oggi. La cosa più interessante è come questa battaglia abbia influenzato lo sviluppo culturale e politico della Bolivia. La storia di questo paese è molto travagliata, si sono susseguiti diversi dittatori e la questione riguardante la coca risale all'antichità e ha a che fare persino con un capitano nazista, dal nome Klaus Barbie. La guerra della droga è un problema complesso, al momento senza soluzione. Facciamo del nostro meglio per valutare ogni punto di vista disponibile. Il gioco è arrivato in 3 edizioni differenti, una standard, una deluxe e una gold. Esiste, per i collezionisti, anche un'edizione speciale, chiamata come il nome del documentario, ossia War Within the Cartel. Bene ragazzi, anche questo video purtroppo è giunto a termine. Io come al solito invito tutti voi a lasciare un mi piace, commentare, condividere, ma soprattutto iscrivervi al canale e di dare un'occhiata ovviamente alla fine del video, dove ci saranno presenti tutti i loghi delle nostre pagine sostenitrici, quindi di fare mi piace. Un saluto al vostro Hans e ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!